25 aprile, festa della liberazione, per voi cosa significa? Beh, un messaggio che bisogna sempre ricordare, soprattutto al giorno d'oggi, che comunque fanno di tutto per farci dimenticare cosa siamo stati. Non vogliono comunque in realtà far sì che noi ci sentiamo liberi in tutto e per tutto. Quindi la liberazione è giusto festeggiarla anche per tutto quello che riguarda la vita di ogni persona, che deve sentirsi libera comunque. Di liberazione non solo geografica, ma comunque cioè, neanche culturale, ma in tutti i sensi, anche dal punto di vista usando la musica come mezzo. Come strumento per dire... strumento per dare un messaggio, per dire che in realtà non siamo così liberi come crediamo di essere e dovremmo essere più liberi, perché la libertà è un diritto, insomma. Quindi questa manifestazione potrebbe essere anche un po' interpretata come una forma di dire noi siamo liberi perché noi qui suoniamo. Esatto. Noi solitamente quando suoniamo dal vivo esprimiamo quasi sempre questo. Oggi a maggior ragione che il 25 aprile è festa di liberazione, faremo un concerto sicuramente con tanti temi. Quindi una doppia festa per voi. Sì, sì. Ma comunque già il poter esprimere quello che si pensa per mezzo di un'arte, che può essere la musica o anche altri tipi di arte, è già una forma di libertà. Progetti futuri, avete in mente tour, date, CD, pezzi? Sì, sì, sì. Stiamo lavorando al CD nuovo che uscirà, si spera, entro ottobre. Però nel frattempo, prima dell'estate, usciranno dei 3 singoli che sono tutti e 3 pronti, quindi a distanza di un mese vedrete dei singoli, stiamo lavorando a dei video per tenervi comunque sempre in caldo. Sempre aggiornati, perché altrimenti... Siamo in lavorazione continua. Grazie mille ragazzi, grazie in bocca al lupo per stasera e comunque grazie di tutto. Grazie. Ciao, a voi. Grazie. Ciao. Come on, come on.